Loco, tanto non entra nessuno. Cioè, a chi serve? Gioca da solo. Mi pare che chiamo pure qualcuno. Continua, eh. Nulla. Oclu. No, Clu, finisci tu. Tu questo... Cosa ne pensi? Una presi Oclu su formazione. Iscaci il corruffium. E poi cupusnes. Non sono sicuro che troveremo qualcosa di utile. Qua è questo corruffium, là. Dove? Sembra abbandonato. Dati pusna gli sviluppatori. Voi studenti siete tutti uguali. I soliti catastrofisti negativi. Questo non conta. Quello di cui abbiamo bisogno è soltanto un telefono funzionante. Questo postaccio fa ancora più schifo della città. Che cosa c'è? C'è qualcosa di familiare in questo posto. Hai un passato da criminale di cui vuoi parlarci? Passavi con il rosso? I commissariati di provincia sono tutti uguali. Deve pure esserci un telefono da qualche parte. Non sperate di trovare qualcosa. Qui è una tomba, come Little Hope del resto.
molto bene. Pure ci deve essere. Sono il vincitore. Ecco il telefono. Forse siamo salvi. Non c'è linea. Merda! Calma, calma. Devi smettere di reagire ai problemi come farebbe un bambino. Guarda qui. Notato che manca il cavo? Potremmo provare a cercare un cavo, allora. Coraggio. Sento che troveremo qualcosa. Cerchiamo ancora. Che cos'è? Che facciamo? Rispondiamo. Aspetta. Pensiamoci bene. Quel telefono. Ehi, andiamo. Almeno per una volta comportati come un uomo. D'accordo. Pronto? Chi parla? Chi è che parla? Non riesco a capire, ma mi sembra in difficoltà. Questa situazione è davvero folle. Riaggancia! Non riattaccare! È un'occasione per capire cosa sta succedendo. Vieni, piccola. Desidero parlarti. Se rivelerai il nostro segreto, la dannazione eterna sarà la tua condanna. Posso fare affidamento su di te, allora? Le mie labbra non proferiranno parola. Se dirai qualcosa o farai accenno a... alle altre questioni, verrò a prenderti nel cuore della notte più buia per infliggerti il castigo più atroce. Prego, reverendo, iniziamo. Abbiamo atteso fin troppo. Torna da loro. Prego questa corte, l'esimio giudice Wyman,
di non lasciarsi ingannare dal biasimo dell'imputata. Il diavolo è maestro di inganni. I suoi adepti ostentano innocenza. Non hanno alcuna scelta. Dichiaro davanti a Dio la mia innocenza verso le accuse rivolte. Fa silenzio, Amy. Che cosa possiamo fare? Non facciamoci sentire. Lasciamo che vadano avanti. Vediamo che succede. Col dovuto rispetto, reverendo, dubito che i miei concittadini, conoscendomi, si pronunceranno contro di me. Sanno chi sono. Conoscono la mia rettitudine. Non mi lascerò certo irretire da questi inganni. Il demonio può trovare rifugio dove meno lo aspetta. La mia consorte non è una pedina del diavolo. Chiedo venia a questa corte, ma ve lo ribadisco. Mia moglie non è colpevole. Chiedo umilmente a questa corte di non prestare alcun ascolto alle parole di un uomo sul cui focolare grava il fetore dello zolfo. Mi sento raggelare il corpo. Che malignità è mai questa? La bestia ha posato il suo sguardo su di noi. Il suo servo è fra di noi. Ma cosa? Non ti mischiare. Le presunte prove contro di me sono poco più che ignobili calunnie. Se le tenebre sono calate, marcerò con la luce di Dio. No! Mary? Mary, sorella, che succede? Loro che cosa hai fatto a questa bambina? Hai costretto una creatura innocente a un patto col diavolo. Questa piccola è posseduta. È di certa opera tua. È falso, reverendo, perché vi ostinate ad accusarmi? Lo vedremo chi afferma il vero. Amy, imponi le mani su Mary. Verifichiamo che accade. Se ho ragione, come penso, il tuo tocco la libererà da ogni male. Che cosa ti turba? Non può essere altrimenti se le hai fatto un sortilegio. Sono qui tra noi. Loro sono qui tra noi. No. Quali altre prove sono necessarie per comprendere che il diavolo è all'interno? Pregate, presto. Il diavolo aleggia nella stanza. Salvatevi, fate appello al Signore. Che diavolo era quello? Era reale o no? Ma non si fanno più i processi alle streghe. Erano diffusi soprattutto 300 anni fa. Che cosa abbiamo visto allora? Come ho detto, io non ho una spiegazione plausibile. Quando la bambina ha avuto quella specie di crisi, secondo te cosa è successo? Conosco la ragazzina. L'avevo già vista nel bosco con Angela. La donna, la mia sosia, a cosa va incontro se dichiarata colpevole? A Little Hope le sentenze per le streghe riconosciute tali erano sempre brutali. Morti violente, affogate, impiccate, bruciate. Spero sia, o fosse, ritenuta innocente. Molte volte le accuse erano infondate, sostenute da qualche rivale o da qualche ficcanaso bugiardo, come quella bambina. Persone che traevano un morboso piacere ad avvelenare la comunità. Ma dai, è solo una bambina. Non si renderà conto di quanto è grave la situazione. Si rende conto e come di quanto è grave. Comunque la donna accusata, Angela versione 2, beh, si è accorta di noi. E non sembrava l'unica. Sì, ho notato. Ci hanno sicuramente visti. Una bambina che ci vede comparire dal nulla. Pensa alla stregoneria, soprattutto una dell'epoca. Puoi giustificare quella ragazzina quanto ti pare. Io continuo a non fidarmi di lei.
Prova a capirla. Noi stessi non sappiamo spiegarci l'incontro. Come puoi pensare che per una bambina di 300... La donna, la mia sosia, era disperata, quasi traumatizzata. Sì. Uno spettacolo davvero penoso. C'è un'altra cosa strana. Suo marito... era identico a te, professore. Un dettaglio mi ha messo a disagio. Le due persone assieme alla bambina... Che senso ha tutto questo? Ma chi è? Ehi, professore! Siete lì? Coraggio, andiamo. Ehi, Taylor! Siamo qui! Non riusciamo ad aprire le porte! Nemmeno noi! Sarà chiusa a chiave! Proviamo a forzare insieme la maniglia! 3, 2, 1! Taylor! Ehi, professore! Ehi, avete trovato qualcosa? No, proprio niente di utile. Soltanto robaccia. Sei ancora convinta che dobbiamo restare divisi? Diciamo che adesso sono disposta a valutare altre opzioni. Sono contenta che vi divertiate. Personalmente penso che siamo nella merda. Hanno accusato la tua sosia di stregoneria, lo sai? Non solo accusata, ma anche processata e condannata. Dobbiamo scoprire cosa rischia quella donna e che cosa intendono farle. È una buona idea, ma come possiamo fare per scoprirlo? Da quella parte siamo già stati. Forse la risposta si trova nell'unica direzione che ci manca. Ma al diavolo. Cosa? È una follia! Non possiamo permetterci di andare allo sbaraglio! Finora è stato un incubo, ma di certo ne usciremo. Sembri uno sfigato, ma in realtà è l'animo del guerriero. La nebbia si sta infittendo. Non si vede un cazzo.
cielo! L'acqua sembra catrame. Non voglio finirci dentro. Ok. Chi va prima? Oh, professore, dici sempre che qui comandi tu, quindi... Ok, ma certo. Non sarà pericoloso? Tranquilla. Io e il prof ti porteremo di là sana e salva. Esatto, noi sì, puoi contare su di noi. Facciamo. Non possiamo stare qui. Nell'anno del Signore 1692. Siamo qui raccolti per assistere a un'equa esecuzione. No! Amy è colpevole di connivenza con il demonio e sarà affogata in quanto strega e fattucchiera. Preghiamo in silenzio per la sua anima. Non ho peccato! Non sono una strega! Non merito di morire! Vi imploro! Si può sapere che sei? E come fai a essere identica ad Angela? Non conosco alcuna Angela! Sono l'umile consorte di un bravo uomo, un colono! Non ho mai peccato! Il diavolo è nel vento. Corre dalla sua adetta. Vuole che si sciolgano le catene. Isaac, devi procedere senza alcun indugio. Bisogna attuare il volere della corte prima che sia tardi. Il maligno le dona forza. Legala ancora più stretta. Voi non potete farlo! Isaac, sono innocente. Il verdetto della corte. Aiuto! Ricaccia la strega nel grembo del suo padrone prima che egli giunga. Little Hope è già perduta, corrotta dal male! Ma vi sbagliate, non per opera di demoni o streghe, bensì avvelenata dall'interno! Non saranno certo gli arcani a salvarti. Non c'è alcun arcano! Il diavolo assume infinite forme, dovreste esserne a conoscenza! A Little Hope si è occultato dietro il velo dell'innocenza! Nei panni di una bambina, la mia accusatrice! Finché lei avrà fiato in corpo per Little Hope, non ci sarà alcuna salvezza! Lì si nasconde il male, reverendo, dovete scrutare in mezzo a voi! Isaac. E aia. Smarus. Cosa hai visto? Dimmelo. Non so come spiegare quello che ho visto.
La tua sosia è stata gettata nel fiume in catene. È affogata. Ok, andrò per primo. Va bene, voi due potete scendere. Male, malus, malus. Ma che diavolo? E scappate. Che cosa diavolo è? Scappate, via! Via! Andate via da lì! Che cos'è? Una parola grossa. Merda. Non lasciarmi qui! Merda! Ehi! Ehi, dammi una mano! Resisti, forza! Soccorriamo Angela. Ora vengo a prenderti, John! Resisti! No! L'ho detto prima ad Angela. Fai un salto e aggrappati a me! Questa è la premonizione. Ehi, ok, mi fido. Sì. Dai, dai, dai. Non sbagliare il time. Che sennò qui ci moriamo. Anzi, ci muore Angela. Dai, 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 dai. Almeno siamo scappati, però per Daniel e Taylor... Sì, salve. Master genio. E parlami. Devo ammettere che Angela ha rischiato davvero grosso. Ha praticamente sfiorato una fine peggiore della morte. Non che ci sia nulla di così sbagliato nel morire. È magnifico. Noto che sono ancora tutti vivi. Eh sì, ma potevano morire. Cosa che non era per niente scontata. Ma... Ora che la posta in gioco si è notevolmente alzata, possedere un'arma potrebbe rivelarsi molto utile. O mi sbaglio? Molti segreti non sono stati scoperti, sembra. Ma ormai è tardi. I ragazzi hanno delle interessanti teorie. Magari quella corretta è l'ipotesi di Daniel, secondo cui sono morti. Il mio sogno si prolungò oltre la vita. Oh, allora cominciò la tempesta per la mia anima. Mi pareva di varcare il fiume malinconico con quell'arcigno traghettatore di cui scrivono i poeti ed entrare nel regno della notte perpetua. È possibile, chi lo sa. Può darsi che l'autista abbia una risposta. La situazione si sta rivelando sempre più confusa. Con questi sosia, streghe, fantasmi, morti e demoni. Ma che cosa può essere che unisce tutte queste creature? Immagino che lo scopriremo. Ho ricevuto l'autorizzazione a offrire un singolo suggerimento. Uno solo. Che scusa. D'accordo. Mi danno... Faremo di nuovo appello al bardo per uno dei suoi criptici... No. ...suggerimenti. Uno normale? Una volta. Sì. Ho conosciuto tutti.
Atto quinto, scena prima, dove Cleomene supplica Leonte di perdonare se stesso per aver causato la morte di Ermione. Or fate come fa il cielo, dimenticate il male. Non è che sto capendo un corto. Era meglio di no a sto punto. Ma procediamo. Per quanto la paura possa serpeggiare, è il momento di agire. Ah, così si inizia con scappamento tattico. Un attimo. Però Daniel Taylor invece. Le lampade che accendono ancora era? Comunque. Mai visto niente del genere. Era come uscito da un incubo. Lo sguardo perso. Quella bocca spalancata. Per fortuna è andato via. Ho rischiato grosso. Se mi avesse raggiunta, era così vicino. Hai preso un bello spavento. E anche noi. Ma almeno siamo riusciti a scappare. È vero. Fortuna che stiamo bene. Finalmente siamo al sicuro. Quel mostro, qualunque cosa fosse, è ancora in giro. Forse ci sta anche seguendo. Era in catene. Proprio come la donna che è finita in acqua. Io non credo che sia una coincidenza. Voi sapete dove sono andati Taylor e Daniel? Non possono essere lontani. Andiamocene da qui. Buona idea. Oh, tutti a correre. Aspettate. Possiamo andare? Non mi sento sicura. Ma lo dici a me? Io non sarei qui molto ad esplorare. So che poi si potrebbe anche trovare la tomba. Quella creatura mi segue ancora. Sembra che sia distante. Se non ci fermiamo andrà bene. Me lo auguro proprio. No, ah, senti. Cioè, me lo devi esaminare per bene, girarmelo. Questo, boh, è un amuleto. Aspetta. No. Padre premuroso non proprio, però vabbè. E Tania? Mi stupisce che qualcuno venga ancora qui per lei. Dennis è il nostro adorato che adesso... Adorata... Che pena perdere qualcuno Meghan. Quell'età. Quell'età è... Sì, che peccato proprio. Quella era indemoniata altro che... Stiamo ritornando indietro, mi sembra una buona idea.
Il gioco non ci dà altre vie, quindi... Uscitati qui. Non mi fate prendere il jumpscare adesso che... Ecco. Qui c'è un jumpscare sicuro. No. Quello ci sta ancora seguendo. È un altro, non è proprio quello, però è un altro. Meglio allontanarci da quel ponte. Io dico di allontanarci il più in fretta possibile da quella creatura orrenda. Daniel e Taylor avranno avuto la stessa idea. Aia. Nascondiamoci presto. Oh mamma mia però. E dai, basta con la tua bicicletta. E questo qua è il mostro, non i mostri. Questo qua è il mostro. Io dico che è meglio se non ci vede. Parliamo di quel che ha detto quella donna prima che l'affogassero. La bambina va fermata. Parlava di come fermare i processi alle streghe. Non ne sono sicuro. Coraggio, andiamo. Entro a dare un'occhiata. No. Basta jumpscare. Non era un jumpscare, però. Incontriamo tutti i mostri in quanto pare. A quanto pare. Come stai? Spero che quel... quel mostro non ci stia seguendo. Per me non si farà più vedere. E che cosa te lo dice? L'importante è che restiamo vicini. Secondo me tornerà. Come mai sei diventato improvvisamente così affettuoso? Sii più preciso. Quanto vicini intendi? Ma... Così? Più vicina. Ancora un po'. Bene. Che bello. C'hanno rave. Cos'è questo rumore? Tanto sono fidanzati, quindi non dice niente. Oh, streghe. Sentiero delle streghe come se sono mai esistite. Non mi piace, però. Cambiamo strada. Si passa solo da qui. Ah, vuoi passare dal ponte? Dove c'era quel mostro? Va bene, andiamoci subito, guarda. Ehi, vieni qui. Devi vederlo. Io non passerei sopra quel ponte. Quel mostro potrebbe essere ancora qui, dentro all'acqua. È impossibile, ormai l'abbiamo seminato. Per forza. No. Merda. Vai avanti tu, ok? Tu pesi la metà di me. Vai per prima. Non attraverserò mai questo ponte pericolante. Se vuoi raggiungere gli altri, non c'è scelta. Bene. Andrò avanti. Seguimi.
Sempre che il ponte non crolli. Sì, d'accordo. Non è una buona idea. Poi più veloce, senti, Daniel. Allora. Che diavolo è? Mi spavento solo per le musiche che mettono. E ovviamente devo andare dalla zona dove c'era il mostro. Hai visto? Quindi questo è tipo istorico, però. Però basta. Silenzio. Vi prego. Mary. Mary. Sono qui, Tabitha. Mary. La fonte di ogni male si trova qui. Quella bambina è malvagia. Io non capisco. La mia adorata Amy lo ha rivelato giunta in punto di morte. Per porre fine al male, Mary deve essere fermata. E tu chi saresti? Perché somigli tanto a John? Temo di non saper rispondere. Forse io stesso sono vittima di sortilegio. Oh, eccola qui! L'ho trovata! Come l'hai ottenuta? L'ho creata con le mie mani. Lasciala a me per il tuo bene. A Little Hope covano in segretezza sospetti e tradimenti. Nessuno di noi è al sicuro. Io ti imploro, vorrei tenerla. Bene, tutto passato, tutto liscio. Sì. Cerchiamo di non prenderci jumpscare. Perfetto. Niente. I telefoni non vanno. Bene, questo significa che siamo intrappolati qui. Novità degli altri? No, nessuna. Spero solo che stiano bene. È strano che l'autista non si veda. Dove può essere? Perché non ci lasci in pace? Credo. Sembra quasi che voglia essere seguita, sai? Seguiamola. Hai ragione. Seguiamola, anche lei è coinvolta. Pensa a quelle due bambine. Una è del passato, mentre questa appartiene al presente. Magari la bambina che abbiamo visto è un'immagine speculare di quella del XVII secolo. Non aspettiamo Daniel e Taylor. Se avessero preso questa strada, sarebbero qui. Stai in guardia. Chissà cosa ci aspetta. Non restare indietro, Angel. Ehi, aspettaci! E restate indietro. Ah, è disgustoso! Vai avanti. Ragazzi, ci siete? Vai. Niente. Aiutatemi! Io l'ho premuto, però non mi sembra giusto.
anch'io l'ho premuto. Che, ma corri vecchia dietro di te, perché che sia una cosa non seria. Corri! No, sto qua non vuole correre. Ui. Dai, dai. Corri. Corri. È scema. Mi sa che è morta. Angela! Merda! No! Non si meritava questa fine. Siamo rimasti io e te. Almeno finché non arrivano Taylor e Daniel. Tutta bambina. E lei è la colpa? Mica non lo so. Qualcosa sta bloccando la porta. Potresti darmi una mano? Stai attento, John, che già abbiamo perso Angela. Sembra un museo di qualche tipo. Si trova lì? Non si sa, però. Tranquillo. Non mi piace per niente. Fai molta attenzione. Non voglio che qualcun altro faccia la stessa fine di Angela. Ne sei proprio sicuro? Farò tutto quello che serve per proteggere entrambi. Appena usciti da qui, raggiungeremo gli altri. Sempre se ne usciamo vivi. Sì. Andrew, sempre con la tua. Perché quella bambina gira sola? È strano. Avrà qualcosa a che fare con me? Sicuramente. E lo stesso libro? In che modo e perché? Ah. Però abbastanza creepy. Fanno paura. Mi fanno venire i brividi. Lo dico, fanno paura. Questo è come un museo. Tre persone impiccate, mi sembra cosa da vedere. Non era per niente una prova. Ma non parli? Hai appena visto la donna che... Vabbè. Quelli con il reverendo. E...
Ehi, guarda che cosa c'è. Madonna. L'ho già vista prima. Lo so che c'è il jumpscare adesso. Lungo la strada del bar dove ci siamo fermati. Lo so. Io e Angela l'abbiamo raccolta da terra pochi minuti prima che incontrassimo Mary. Interessante. Dici che volesse portarci qui apposta per questa. Ma lo so che c'è un jumpscare, non mi fregate. Andiamo con più attenzione. Che diavolo, professore? Adesso. Ho sentito tante di quelle storie che raccontano di come gli spiriti si legano agli oggetti. Ma certo, nei film. Vedi di andarci piano. E se fosse in qualche modo legata allo spirito di Mary? La bruceremo. E così potrebbe essere che finisca tutto. E... vedila in questo modo. E se bruciare la bambola facesse infuriare di più la bambina? Hai ragione. Jumpscare. Perché non c'era un jumpscare? Cioè... False accuse. Non sanno chi accusare, guarda. È una finestra. Salve gatto. Perché Ready for Transfer è una finestra? Aia, jumpscare. Di qua si esce. Perché mi aspettavo uno jumpscare? Non lo so, guarda. Quando si fa affare con le bambine... Dove si è cacciata la bambina? Prima ci porta qui, poi scompare. Forse il suo piano era proprio questo, condurci alla bambola. Ha funzionato? Non ne sono sicuro. Sentito? Forse. Sentito qualcosa, non so cosa. Ragazzi! Professore! Siete qui dentro? No, il mostro Chulao. Il mostro Chulao che ammazza persone. Dove sono gli altri? Si saranno persi come noi. No, questa visuale non mi piace. Cercando. Forse. Ad Angela non verrà mai in mente. Perfetto. È vero, ha un brutto carattere. Ma non è cattiva. Ne sei proprio sicuro? Sì, la conosco da tempo. Da molto più di voi. E ha avuto una vita difficile. Mi gioco $10, non c'è nessuno. Io non mi avvicino. Comunque, è l'unico edificio che c'è in zona. Cerco un'entrata? Sì, come l'hai cercata per entrare nel negozio? Fai lo scassinatore come hobby? No, ma in una vita precedente sì. Neanche in quella. Da
qui non si passa. Vedere cosa? Ma pare abbandonato da parecchio. Oh, già. E mi davi $10? Eh no, non ho accettato la scommessa. Ah. D'accordo. È allentata. Posso forzarla in un attimo. Se vuoi, litighiamo su chi deve entrare per primo. Ma sappiamo come finirà. Giusto. Di certo. Ma che cosa? Oh, cazzo. Ehi, vacci più piano, non si picchiano i manichini. Simpatica. Su, vieni dentro. Forza, di qua. Sembrano così veri. Fanno paura. Che c'è? Forse io ho visto qualcosa. Dove te ne vai? È una pessima idea. No. Salti e poi ti nascondi. Magia nera. Dobbiamo trovare Taylor, che a quanto pare qualcuno la sta. Sei tu? Taylor! Però Sammy cambia la visuale. Taylor! Stai bene? Cosa succede? Andiamo! Che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Scusa, dovevo esserci. Questa donna, quella che mi assomiglia, l'hanno portata via come se fosse una criminale inferta. Andiamo via subito. Concordo.
Magari tu ricordi chi è questa, no? No. Oh. Comunque, perché mi dovete far prendere? Non c'è più la bambola. Ehi, guarda qui. Si ritiene che la bambolina qui esposta fosse appartenuta in origine a una bambina di fine 600. Inquietante. Merda, forse ho capito. La bambola che manca deve essere la stessa che aveva la bambina. Tu dici? Mi sembra strano. Strano? Questo posto è una vera galleria degli orrori. Non voglio restare un minuto più del dovuto. No, neanch'io. Vieni, qui si esce. Maronna. Oh. Caso la situazione si è fatta più chiara? Quella cosa, o come definirla, persiste nel tormentare Angela, senza sosta. Voglio augurarmi che stia bene. Non me so proprio. Un'altra occasione persa di armare l'infelice scolaresca con qualcosa di utile. Servirebbe una maggiore attenzione. Basta con le distrazioni. Ma voglio rendermi utile, offrendo un piccolo aiuto. Oh, non troppo aiuti. Niente aiuto. Qualcuno crede di poter risolvere tutto senza aiuti. Ora è più che una questione di vita o di morte. Spero non sia un errore. Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, ma certo. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. È soltanto una bambina. A risentirci presto. Abbiamo avuto fortuna. La strada. Il prof e gli altri saranno vicini. Me lo auguro. Stanotte ci è andato tutto storto. La donna che mi somiglia, cosa ha fatto per essere arrestata? Non è incoraggiante, ma non ti preoccupare, ti proteggerò io. Sono sconvolta. Lo capisco, ma... Non esistono, ma è stato tutto un incubo dopo quell'incidente. Ti ringrazio per l'aiuto. Questa notte sarebbe stata decisamente peggio senza di te. Sostegno reciproco. State andando verso la via del ponte, lo sapete? Da dove diavolo arriva? Non ne ho idea. Salve Corvus Morvus. Ti posso inquadrare meglio? No. Così difficile usare sta telecamera. Ecco.
Corvus Morvus. Sospetto che siamo i primi turisti da parecchio tempo. Perché? Ehi, vieni qui. Non è possibile. Ricordo questi segni. È la mia vecchia altalena. Guarda, qui, vedi. Ehi, va tutto bene, calma. No che non va bene, non capisci. Vedi queste stelle? Queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre. E l'ho fatto quando avevo 10 anni. Sicura? Certo che sono sicura, questa è la mia altalena. Come può trovarsi qui? Assurdo, sarà una simile. Solo una coincidenza. Allora non vuoi capire quello che dico? La città sa chi sono. Ehi, ehi, guarda me, guarda me. Ne usciremo, d'accordo? Insieme. È opera mia. Dovete aiutarmi, ve ne prego. Per favore, prima che sia troppo tardi. Silenzio, donna. Solo il Signore può perdonare i peccati. È la tua unica speranza di salvezza. Ascoltatemi, non ho commesso alcun peccato. La bambola per cui mi condannate è solo un giocattolo. Null'altro, lo non giuro. Non mi inganni. Il male che hai condotto tra noi va mondato. Per affrancare noi e te dal peccato. Devi bruciare. Vi imploro, basta. No, non fatelo. Oh, per favore, no. Aiutatemi. Vi prego, Signore, accogli l'anima della nostra sorella Tabitha, che è stata corrotta dal demonio. Che sia fatta la tua volontà. Bambina marrone mi sembra più che cattiva, guarda. La donna condannata ero io. Vuol dire che sono la prossima. Non ti accadrà nulla. Ti proteggo io. Grazie. Per fortuna sei qui. Proseguiamo verso la chiesa. Lì troveremo gli altri. Sì, credo sia meglio.
Mi sento come seguito. Non è una sensazione. Ehi! Vedi di andartene via! Stai alla larga da noi, ok? Oh, merda, che diavolo è quello? Coraggio! Dai, dai. Ok. Я знаю, за кого все рассказываю. Сказываю, что ты сумрели в различен живот. И за начин, по кой ты сумрели ги искать да ги убьют. Да. Не фермарти, вай! Да, те же са живи. Ама в различен живот са умрели по различни начини. И са buoni a nasce in chezze che ubili? Sentito. Taylor. Taylor! Sei tu, Taylor! Verso la chiesa! Presto! Muore da soppoccio, muore. Ehi! Uno di quei mostri di merda! Andiamo dentro, presto! Brescia presto, cucci. Veloce! Entra, sbrigati! Ma che cosa aspetti? Vieni dentro. Dov'è Angela? Non ce l'ha fatta. Tutto inutile. Stai scherzando? No, e dobbiamo tenere fuori quella cosa o faremo la stessa fine. Cercate gli altri ingressi e bloccateli tutti. Merda. Dobbiamo barricare la porta. Coraggio. Ehi! Ehi! Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori? So che sei dentro. Accidenti, che gli prende? Finirà per attirare qui quella creatura. Non ha capito che la situazione è grave. Cosa diavolo succede lì dentro? Devi andartene da qui, vai, prima che sia troppo tardi. Devi scappare subito. Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare. Magari può aiutarci. Per me questa è una pessima idea. Si può sapere cosa succede?
Qualcosa ci ha inseguiti. Sembrava uscito da un incubo o un film dell'orrore. Di cosa cazzo stai parlando? Hai sbattuto la testa? Ti prego, aiutaci. Non sappiamo più che cosa fare. Ho paura di restare intrappolato qui. Anch'io, credimi. Io cerco aiuto. È una perdita di tempo. Caso di chiudere fuori quel vecchio. Aspettarlo sarebbe stato troppo pericoloso. Non avevo altra scelta. Professore! Andrew! Sono io, il prossimo. Il prete, reverendo, quel che era, ha mosso accuse al mio sosia. Sembrava serio. Un altro processo? Questa volta no. Ma la situazione era simile. E la bambina? Mary? Sì. Anche lei era lì. Qui siamo al sicuro? C'erano degli altri ingressi? Scusa, prof, non ho guardato. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù! È meglio seguirla. Chiunque lei sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Ok. Sta di guardia in caso tornasse quell'essere. Ehi, piccola! Sei qui? Dolora dire queste parole, ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza. Terrà al sicuro la città. Potete graziarmi, ve ne prego. So che per te è difficile, ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Non devi avere memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne andrai? Il giudice Wyman ha nominato Abram. Sarà il tuo tutore. Una decisione che non vede tutti concordi. Il giorno del giudizio giunge per tutti. Oggi tocca a te. No! Guarda, piccola. Osserva chi volevi salvare. Lui non è più una creatura terrena. Soltanto i demoni e i dannati resistono a tal modo.
Era proprio qui. Lo tenevo stretto. Ero con lui. Ma non ce l'ho fatta. Mi spiace, sia toccato anche a te. So bene quanto fa male. Maledetti processi! Questa gente era pazza! Lo hanno ucciso senza motivo! Mi spiace, non ha alcun senso. Ecco che succede. Angela è morta dopo l'esecuzione della sua sosia. Taylor è scampata soltanto per miracolo. Quando il tuo doppio muore, poi tocca a te. Davvero incoraggiante. Molte grazie. Non è meglio sapere quello che ti aspetta. Eccolo lì! È quello che ci segue! Non possiamo restare intrappolati qui. Cosa facciamo adesso? Con quel mostro là fuori? Piano. È qui fuori. Sentite. Sì, è qui fuori, per adesso. E se entrasse dentro a cercarci? Forse siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa. E perché? Perché è un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo. Non si tratta mica di un vampiro. Almeno è un edificio con delle mura. Ha ragione. Qui è più sicuro, non ce ne andremo. Quella creatura mi cerca di nuovo! Vuole me! Non capite con chi abbiamo a che fare? Quell'essere non è una creatura normale. Dobbiamo scappare subito. Giusto? Giusto, dobbiamo andarcene. Se restiamo qui, diventeremo la sua merenda. L'importante è stare uniti. Ricordate cos'è successo ad Angela. Ok. Proviamo, c'è una porta sul retro. Perfetto! Cosa diavolo è stato? Un motivo in più per scappare. Forza! Forse sono andati. Sembra libero. Stiamo vicini. Nascondiamoci! Presto! Dove sei? Taylor, coraggio! Di qualcosa! Dobbiamo aiutarla ora! Aspetta un attimo, dobbiamo calmarci. Cosa? Taylor è nei guai! Daniel! Taylor! Ho
E sei tu? Io sono qui. Che bello rivedervi. Non ci speravo più. Qui siamo ancora in pericolo. Devo respirare. Dobbiamo andare. Non fermatevi. No, aspetta. Riposiamoci. Non esiste. Le creature cercano noi, non te. Andiamo via. Credetemi, restiamo uniti e andrà tutto bene. Come con Angela, vero? Ok, che facciamo adesso? Non lo so. Riposiamoci un attimo. Dormi. Come ci riesci? Magari. Dubito che prenderei sonno dopo quello che è successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. Qualche idea su come andarcene? La nebbia ci ha avvolti, non si scappa. Non possiamo fermarci. Dobbiamo riuscire a capire da dove viene la nebbia. Forse la bambina, Mary, può aiutarci in qualche modo a uscirne. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina, quella che continua a fuggire. Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari il luogo della resa dei conti. La situazione è fuori controllo. Non ci restano molte alternative. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary. I processi, le esecuzioni. Ok, ma allora come la fermiamo? Non sappiamo neanche se esista. È tardi per fare qualcosa. È così. È finita. Dobbiamo provarci. Lo dobbiamo agli altri. E a noi stessi. È Mary la chiave di tutto questo. Ne sono certo. Non è così semplice. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. Cos'è stato? Quel mostro è tornato per finirmi. Nascondiamoci. Presto. Punta verso di noi. Silenzio. Angela! Vacci piano. Sono delicata. Pensavo fossi... morta. Come sei riuscita a trovarci? Pensavamo... Beh... È bello rivederti. Smettila. Mi metti in imbarazzo. Ma grazie. Con te non si scherza. Lo ammetto. Sei una donna forte. Così la banda è riunita. Avete trovato gli altri, bravi. In realtà... sono stati loro. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarci. Andiamo. Abbiamo visto altre creature dopo che ci hai lasciati. L'essere che mi inseguiva era orripilante.
Quindi ce ne sono altre. Ma che cosa sono? Come te la cavi senza occhiali? Me la cavo bene. Certe cose preferisco non vederle. Hai perso gli occhiali, ma non il senso dell'umorismo. Bene. Sentito? Ho sentito. Sembrava vicino. Continuiamo a scappare. Ti aiuto a scendere. Professore! Angela, siete lì? Daniel! Taylor! Ragazzi! Dove diavolo siete? Liberami! Questo struzzo! Aspetta! Devo aiutarlo! Lasciata morire! Dobbiamo andare, ora! Ancora non riesco a crederci. Taylor! Mi spiace, Daniel. Davvero. So che lei era importante per te. Per noi. Ma ora dobbiamo proseguire. Dobbiamo andare, forza! È meglio conquistare te stesso. Più che vincere mille battaglie, se conquisti te stesso, la vittoria è tua. Nessuno potrà togliertela. Né angeli, né demoni. Paradiso o inferno. Forse comincia a essere evidente, è vero?
che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. Tre esecuzioni, tre creature tormentate, e Taylor è l'unica anima smarrita. Un'ora. Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda nella nebbia? Qualcosa di sinistro sta per accadere.